spettacolo che nasce dall'amore per il film di Kubrick. Assolutamente, perché è un film del 75 che mi prese all'epoca. Addirittura pensavo che fosse neanche un film storico, un film fantascientifico, per come lui aveva reso questo Settecento che per noi era sempre messo nell'opera lirica, sempre molto carico, invece questo è raggelante. Allora ho conosciuto il romanzo grazie a Kubrick. La notte che cancella i veleni, i rimpianti, i sogni. Oh, sei stata gentile. Non sono io quella che aspetti, Bella. Sei innamorata. L'amore è quella parola che prima di concederti il piacere di praticare. Ci sono più elementi di teatralità nel film di Kubrick o nel romanzo, secondo lei? Nel romanzo sicuramente, per il solo fatto che Kubrick narra in terza persona, mentre nel romanzo è proprio Barry Lyndon che si rivolge ai lettori e dice il proprio stato d'animo e quindi in qualche modo giustifica anche certi suoi atteggiamenti. Quanti sono i Barry Lyndon nella società di oggi? È provocatoria questa domanda, allora io rispondo che è piena di bugiardi, di arrivisti, di quelle persone che cavalcano l'onda, opportunisti. Siamo circondati e certe volte non si distinguono, allora si pensa che ci sia valore in persone perché hanno la ribalta, hanno la possibilità di esprimersi, ma non è così, oggi siamo purtroppo circondati, dico io. Che importanza ha l'elemento musicale in questo spettacolo? Fondamentale. Ora non voglio associarmi a Stanley Kubrick, però Kubrick è la persona che ha più usato in maniera drammaturgica la musica. Io lo faccio da quando faccio teatro, cioè da 52 anni, e ho questa sensazione che senza la musica la drammaturgia stessa si impoverisca. E Kubrick dice questo, che è una cosa che trovo giusta. Io uso la musica perché certe volte il peso della parola è insopportabile.